investire per la team. 5 squadre, 5 beat. Si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi contro attacchi con la volontà di ferro. Sfide nella street, mille trick sul più bello. Stile agilità in tutti i sensi. Notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone. Extreme football, pronti per l'azione. Extreme football, gioca l'extreme football, provi. Siamo noi l'elite, siamo qui, te giochiamo a Extreme Football. Siete pronti? Andiamo! 2 secondi! Abbiamo quasi finito! A te, schiappa. A che giocate? Beh, a Extreme, non vedi? Non conosci il Footexball? È un gioco fortissimo. Si gioca a calcio con delle carte giocatori e delle carte superpoteri o delle carte punizione. Sì, come ad esempio la carta attacco con 2 palloni. Non c'è problema, gioco la mia carta. Eccola qui! Prendi questa, la carta portiere magico. Così quando farò un tiro la mia squadra guadagna 1 punto. Sai, dipende tutto dalla strategia. E in questo io sono il più forte. E il più modesto. Non fa niente. Giocherò la mia carta dei superpoteri. Portiere pietrificato. Cosa? Il portiere non si può più muovere. Quindi credo proprio di aver vinto. Sei stato solo fortunato. Avevi ottime carte, è tutto qui. Credevo fosse un gioco di strategia. Sì, ma vedi, non avevo tutti i miei assi nella manica. Non ho avuto il tempo di riflettere. Sì, certo. Bene, ora dobbiamo proprio andare se non vogliamo arrivare in ritardo. Dai, Samu, passa. A te. Dai, di corsa, svelti. Passa. Aspetta, Joel, testa. Che c'è, portiere magico, se sei rimasto pietrificato? Dai, lascia stare quelle carte. Stavolta sei tu quello pietrificato. Accidenti. Mi dispiace. Ciao, ragazzi. Ciao, Luna. Dai, tocca a te. Sono ancora alle prese con quel gioco. Li farà diventare matti. Non indovinerete mai cosa c'è qui dentro. Cosa? Ho fatto una bella sorpresa a Ines. Mi aveva chiesto di aggiustare la bretella della sua borsa e io ne ho approfittato per decorarla un po'. Allora, che ne pensate? Ma prima le hai chiesto il permesso, vero? Stai scherzando. Se glielo avessi chiesto non sarebbe più stata una sorpresa, non trovi? Beh, ormai è fatta. Ma sì, sono assolutamente certa che la adorerà. Ehi, ragazzi, siamo arrivati, venite. Ah, sì, arriviamo. Ecco, aspettate, prendo le carte. Muoviti. Sì, arrivo. Comunque state davvero esagerando con quel gioco. Lo dici? Secondo me sbagli. No, sei solo gelosa. Gelosa io? Figurati, non interessano a nessuno quelle carte. Sì, sei sicura? Tu lo sai fare? Ecco qua, ottima mossa. Ho vinto e in più mi prendo anche la tua carta. Ragazzi, cerenatone. Ho un problema per la partita di domani tra la team e i Magics. Purtroppo non potrò essere qui. Cosa? Davvero? Non è possibile. Oh no, e come fare? È un bel problema. Quello che possiamo fare è giocare la partita oggi, a fine giornata. Che ne pensate? Noi siamo d'accordo. Potrebbe e voi, Magics? Sì, va bene. Sì. Allora è deciso. Fino, ascoltiamo la tua sfida. Ho un'idea davvero unica per la prossima partita. Propongo di scegliere 5 carte da gioco di Footexball. Cosa? E ogni giocatore rappresenterà una carta. Beh, come farete a giocare a Extreme Football con delle carte? Ma che cosa ho detto? Ecco, guarda, Renatone, ti spiego. Ci sono le carte giocatore, le carte punizioni e delle carte con dei poteri speciali che ti permettono di fare cose stranissime. Ognuno di noi sceglierà una carta e la rappresenterà in carne ed ossa sul campo. Ma, per esempio, io sono certo che Joelle sceglierà la carta portiere magico. Esatto, così ogni volta che parerò un tiro dei Magics la team guadagnerà 1 punto. Io non credo. Secondo me non parerai un bel niente. Siete proprio sicuri di voler giocare così? Sì! La team, voi accettate la sfida? Ovvio! Sì, certo! Sì! D'accordo. E quali carte volete scegliere? Non possiamo decidere così in 2 minuti. È vero. Sarebbe meglio se mostrassimo le carte più tardi, solo prima di giocare. Così avremo il tempo di scegliere tranquillamente. Allora, se va bene a tutti, non dobbiamo fare altro che stabilire il campo. Fino? Io direi di giocare nel piazzale. Perfetto, ci vediamo più tardi in campo.
Questa sfida è bellissima! Beh, io non lo conosco bene, questo gioco. Tranquilla, è facilissimo. Per esempio, se scegli la carta cannoniere, sarai tu a segnare durante la partita. Puoi scegliere una carta semplice o una con un superpotere. Io, per esempio, sceglierò quella del portiere magico. E tutti i tiri dei Magics che riuscirò a parare ci faranno guadagnare un punto. D'accordo. Posso vedere le carte? Ma certo, le ho proprio qua. Oh no, non è possibile! Il mio adorato portiere magico non c'è più! No, qua non c'è! Qui nemmeno! Mi dispiace, ma qui non c'è nessuna carta! Oh no, è una vera catastrofe! Greg, non hai qui le tue, vero? No, mi dispiace. Hai altre carte fantastiche nel tuo mazzo. Insomma. E poi non dimenticate che tanto sarete voi a entrare in campo, sarete voi a giocare, non le carte. Potremmo scegliere delle carte più semplici, ma che ci permettano comunque di giocare bene. Beh, se lo dici tu. Ecco, guarda, la carta super difesa, per esempio. Non è male. Sì, ma c'è anche il super potere di questa carta. È un bene avere una carta che triplichi i nostri gol, ma comunque bisogna segnare prima, no? Non avete delle carte giocatori? Vi servono delle carte che vi permettano di avere un attaccante, un difensore, un portiere, gli elementi che compongono una squadra. Ottima idea, grazie Tipex. Guardate qua, è la carta doppio attaccante, andrà bene per Greg. Con questa tutti i gol che segnerà varranno doppio. Ottima idea! E io prenderò il passaggio intoccabile. Nessuno può toccare il pallone lanciato dal giocatore che possiede questa carta, tranne i suoi compagni di squadra. E guardate, questa è la carta difesa con le mani. È perfetta per me. Vuol dire che in difesa potrò fermare il pallone con le mani come Joelle. Geniale! E tu, Ines, quale scegli? Questa. Ma è una carta semplice, non ha nessun superpotere. Lo so, ma preferisco avere solo una semplice carta attaccante e giocare come faccio di solito. E tu, Joelle, quale scegli? Non lo so. Non hai molta scelta. Ci serve un portiere. Ma c'è solo la carta portiere semplice. Voi vi divertirete con i vostri superpoteri, mentre io giocherò esattamente come al solito. Per vostra fortuna, nel tuo mazzo avevi anche una carta portiere. Altrimenti avreste giocato senza nessuno in porta. E poi guarda, abbiamo doppio attaccante, passaggio intoccabile e difesa con le mani. È una buona squadra, no? Sì, ma se avessi avuto anche la mia carta portiere magico. Per ogni tiro che avresti parato ai Magics, noi avremmo guadagnato un punto. L'abbiamo capito, Joe. Bene, pronti per l'allenamento? Forza, seguitemi. Te l'ho detto che avresti perso. No, non è giusto. Vuoi fare una partitina, Joelle? Non posso, devo andare ad allenarmi. Avanti, solo una partita a tre, ci mettiamo 5 minuti. Ma questa è la carta portiere magico? Non è che per caso l'hai trovata per terra? Certo che no, questa è mia. Oh, la tua, se riuscirai a vincerla. Joelle, vieni, che stai facendo? Allora? Andate, arrivo tra un attimo. Bene, chi comincia? Greg, tua. Vorrei sapere le carte dei Magic. Non è poi così importante. Quello che conta è come giocherete in campo. Greg, a te! Ehi, Luna, ti alleni o ci guardi giocare? Beh, il riscaldamento è importante. Allora, che ne dite di cominciare con una partita per testare i vostri superpoteri? Due squadre da due. Io sostituirò Joelle in porta, visto che ora non c'è. Forte, la partitella rapida con te. Joelle, il giocatore che perde alla velocità della luce. Difesa con le mani! Lo adoro! Ci sono! A me, Samu! Ben fatto! Gol che vale doppio! Ve l'ho detto! Sarà una partita davvero super! Hai ragione! Bene, e Joelle che fine ha fatto? Ci sono rimaste 5 carte. Non dirmi che hai paura, Joelle! No, adesso scelgo. Questa! Ah, bene! Stavo cominciando a pensare che fossi un fifone. A te, Bruno. Ecco. Con la carta passaggio intoccabile non potete fare niente. Peccato però che toccasse a me. Immobilità totale, nessuno può giocare. Tu perdi 2 carte. Oh no, questa è una catastrofe, ora come farò? Bene, io me ne vado. I miei fratelli mi aspettano. Sì, anch'io devo andare. Beh, allora ti muovi. Sì, aspetta, sto riflettendo. Ciao, ho un problemino. Potreste prestarmi qualche carta per la partita di stasera? Certo che no! Spero. Non si prestano le carte! Io non ne ho! Ma neanche per sogno! D'accordo! Davvero? Grazie, Teresa! Ah, di niente! Però sono
Sono delle carte punizione. È troppo difficile giocare con queste. Non è possibile. Dai, non puoi prestarmi due carte buone. Ti prometto che te le riderò a fine partita. Ti prego. Ma scusa, ti sei giocato le carte che avresti usato per la partita? Come puoi pensare che possa fidarmi di te e prestarti le mie? Quelle invece sono dei doppioni e posso dartele. Magnifico. Passaggio intoccabile. Non potete toccare il mio pallone. Greg, a te. Sarà intoccabile, ma bisogna comunque segnare. Ah, ecco Joelle. Dov'eri finito? Da nessuna parte, eccomi. Va tutto bene? Sì, certo. Bene, visto che Joelle è arrivato, formeremo due squadre e ci alleneremo sulle vostre caratteristiche della partita. Ecco, ho solo una cosetta da fare prima. Ok, ti aspettiamo. Tutto a posto, Joelle? Mi sembri preoccupato. No, va tutto bene. Sicuro? Beh, in realtà va tutto bene, ma ho un amico che ha un problema. Avrebbe dovuto fare una cosa con la sua squadra, un gioco con le carte, però si è giocato le carte della sua squadra per vincerne di migliori e alla fine le ha perse tutte. Certo, ha recuperato due carte punizione al posto di quelle con i superpoteri, ma... E i suoi compagni non ne sanno niente? Beh, no. Ok, ho capito. Il tuo amico dovrebbe avvertire i compagni di squadra il prima possibile. Devono allenarsi molto. E se hanno delle carte punizione, devono decidere come affrontare la partita che dovranno giocare. Non c'è altra soluzione, Joelle. Bisogna dir loro la verità. D'accordo. Ma tu, Tag, mi prometti che non direi niente, vero? Non ti preoccupare. Lascerò fare a te, ma non metterci troppo. Oh, la mia borsa! Che c'è? Non ti piace? Perché l'hai fatto? Beh, adesso è molto più bella di prima. Ma a me piaceva così com'era. Ce l'avevo da quando ero piccola e adesso è... No, bel ringraziamento. E pensare che l'ho fatto per lei, per farle un piacere. Già, ti capisco. A volte vogliamo soltanto fare del bene, ma alla fine facciamo peggio. Sì, hai ragione. C'è un proverbio che dice: il meglio è nemico del bene. A proposito, c'è una cosa che devo dirvi. Doug, puoi venire, devo parlarti. Arrivo! Joelle, conto su di te. Eccomi! Riprendiamo l'allenamento? Dai, Luna, passa! Sì, ecco, tieni! Eh? Beh, che c'è? Che vi succede? Dovete essere motivati! Joelle, sveglia! Ah, sì! Beh, allora, visto che sei qui, possiamo giocare? Solo tiri di testa e solo passaggi indietro. Wow, pensa se avessimo dovuto giocare con delle carte così brutte. Bene, sì. Vedo che Joelle vi ha spiegato il suo problema. Vi siete divisi le nuove carte? Che problema? Quali nuove carte? Non gliel'hai ancora detto. Detto cosa? Non è possibile, Joelle. Come hai potuto giocarti quelle carte? Ve l'ho detto, volevo vincerne di migliori. Non pensavo che andasse così male. Le nostre carte erano perfette. Molto meglio di quelle che abbiamo adesso. Renatone, la partita sta per iniziare. Dobbiamo assegnare le carte. Samu e Ines, voi non avete più quelle di prima. Quindi dovete decidere quale preferite tra solo tiri di testa e solo passaggi all'indietro. Ines è la più alta, potrebbe prendere lei la carta per colpire solo di testa. E cosa dovrei fare, quindi? Niente di speciale, ma non potrai toccare la palla con i piedi. Solo con la testa. Ah, fantastico. E quindi io prendo solo passaggi indietro. E perciò potrò tirare solo all'indietro. Grazie mille, Joelle.